Ancora una tragedia della strada lungo la regionale 71, la Umbro Casentinese. Ci troviamo all'altezza dell'abitato di Sitorni, nello schianto che vedete alle mie spalle. Hanno perso la vita due persone. Le persone decedute sono una donna di 66 anni e un uomo di 70. Altre due persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso con il Pegaso alle Scotte di Siena, mentre altre tre sono arrivate in codice giallo al San Donato di Arezzo. I feriti sono tutti di origine domenicana. Sul posto il 118 con un'auto medica e quattro ambulanze BLSD, i vigili del fuoco, la polizia stradale per i rilievi di legge e la polizia locale per il traffico, che ha subito pesanti ripercussioni. L'incidente è venuto nell'ora di punta, alle 17, la regionale 71 è trafficatissima, soprattutto se si pensa che oggi è un giorno di festa e nel capoluogo ci sono tutte le iniziative legate al Natale. Sulla dinamica dello scontro, che ha coinvolto quattro auto, sono in corso ancora gli accertamenti. Sembra, da una prima ricostruzione, che prima sia avvenuto un tamponamento e una station wagon, nell'intento di evitare l'impatto, abbia invaso la corsia opposta. Un altro schianto mortale dunque lungo questa arteria. Chi la percorre tutti i giorni, soprattutto con un mezzo pesante, ci conferma la pericolosità di questa strada, soprattutto in questo tratto stretto, dritto, con un asfalto danneggiato e una banchina pressoché inesistente.